Oh, eccoci qua per la preparazione dai fornelli delle saie, per la preparazione del baccalà con le patate. Con le patate. Rocco Ianni, il nostro chef. Bentornati. Allora, come vi dicevo prima... Che preparo? Voi ci state seguendo sul canale 90 di Viva Voce TV e anche sul canale 656 di Sud. O ci state seguendo sul canale 656 di Sud e anche sul canale 90 di Viva Voce TV. Mi raccomando, eh? Beh. Capito che va in stereo? Bella sta cosa. Si accendono tutte e due. 8:30 e mezzogiorno su Viva Voce TV e anche su Sud. In replica alle 10:30 gli ingredienti e alle 18 la ricetta su Sud TV. 656, il digitale terrestre, mi raccomando, e poi su Facebook la nostra pagina Che Preparo, cercatela, perché ci sono tutte le ricette, tutto quello che stiamo preparando in cucina e tutto quanto lì. Bene, possiamo iniziare con la ricetta? Devi. Allora, oggi prepariamo il baccalà con le patate, ma non è la solita ricetta. Oggi vi faccio vedere una ricetta un po' diversa. Iniziamo con le patate. Le patate, intanto cominciamo a pelare. E fin qua? Ci siamo, tutto normale. Normale. Peliamo le patate. Una volta si mangiava con la buccia, adesso le patate sono tutte pelate. Dipende che tipo di preparazione facciamo. Ci sono preparazioni che ci vuole la buccia. E allora vedete, ogni tanto tenetela una patata non pelata, che può sempre servire. Dai, sbrigati. No, dico in cucina. Le patate. Sono belle pelate. Infatti. Danno un senso di pulizia. Ecco, cioè, bene così. Adesso, ma smettetela con questi primi. Cosa ti ho detto stamattina? Vedi che c'ho un orzaiuolo, perché come si dice dalle parti nostre. Guarda, riprendi Venelin, che invece di fare le riprese gioca col cellulare. Riprendilo, che poi lo riprendo io. Ma prima lo prendo e poi lo riprendo. Te lo faccio ingoiare, stai col cellulare, Venelin. Avete sempre il cellulare in mano? Ah, fa la foto. È una scusa, posalo. Capito come il bulgaro che mi dice? No, faccio la foto. Stavo leggendo i messaggini. È pieno di donne, guarda. Allora. Bene, adesso la patata come la facciamo? La tagliamo a fiammifero, perché ci serve molto sottile. Allora, e fin qua va bene, va tagliata a fiammiferino sottile, ma se a casa Maria piuttosto che Ugo non hanno il macchinino per tagliarla, si può fare a mano. Ecco, la tagliamo sottile a fiammiferino invece di usare sta cosa. Allora, facciamo vedere pure come si taglia a mano. Scusami. Mangia la patata cruda? No! Mal di pancia non te lo leva nessuno. Ma non è vero. È zucchero. Allora, facciamo vedere come si può tagliare sottile. Vedi? Ok. Quindi tagliatela prima a fettine sottili. E poi la facciamo a... La riduciamo... Ok. Beh, il risultato è uguale. Vedete? Questa è tagliata dal nostro chef, che è anche più carina, e questa invece è fatta così dalla macchinina. Però se avete la macchinina è chiaro che no. Noi facciamo vedere tutti i due modi. Perfetto. Così se loro hanno a casa, i nostri telespettatori hanno la macchinetta, fanno con quelle. Altrimenti se ce la fanno lo possono fare a mano. Bene,
procediamo, andiamo avanti. Beh. Dopo aver reso la patata a listarelline qua, tagliamo la cipolla. Come? La cipolla. Uguale. Sempre uguale. Questo con la cipolla viene più facile. Più lunga. Quando si spezzetta la cipolla di Tropea non bruciano gli occhi, vero? Non scendono giù le lacrime. Ecco. Allora, questa è l'altra. La metti a parte, dici te, sì. Anche la cipolla viene tagliata a sigaretta. Andiamo avanti. Questa ci basta. La tagliamo un altro pochettino. Medius abundare quando è ficere. Ma quanto è buona la nostra cucina mediterranea, eh? Con questi ingredienti. No, proprio gli ingredienti, i colori, guarda, i sapori, i profumi, che meraviglia, guarda. Poi ci... abbiamo il baccalà, che dobbiamo fare con sto baccalà? Lo sfilettiamo a pezzettini. Ah, vedi. Lo togliamo. Intanto sfilettiamo e leviamo la pelle. Sì, in questa preparazione, di solito la pelle non la levo mai. No, la cosa è più vero, buona. È vero. Però in questa preparazione non serve. Non serve. Allora. Quindi lo tagliamo a fettine un po' più sottili e facciamo lo stesso discorso? Sì. Ma pensa te. Quindi anche il baccalà, vi faccio vedere un po' la... Vedete? Ecco, questa qui è la grandezza, l'ho toccato con le mani, non lo rimetto lì, eh? No. Ragazze, è buono da... cioè è da roba, è una roba... si scioglie in bocca. Ma si quindi scioglie in bocca, è buono da morire, ma che lo devi far cuocere quello? Sì. Ah, si cuoce il baccalà? Dimmi bene lì. Ah, c'è il mio bicchiere lì, ma non è il mio. No. È del regista questo bicchiere. Sì. Mi hanno fatto cenno che c'era un bicchiere, capito come? Ti vedo, pensavo che... Pensa tu, guarda. Cioè lui stava col cellulare in mano, che lui sa che gli faccio la multa. Sai che sono 50 euro ogni volta che lo becco con la... 50 euro sono, certo. La multa, perché o si lavora, lui in realtà ogni volta che lavora poi si fidanza. Ah, bene. Sì, lui c'ha una fidanzata per ogni programma. Vedi, ce n'è tante. Guarda come ride. Eh sì, perché i programmi che facciamo sono tanti, grazie a Dio. Siccome lui vuole dire, no direttore, questo programma voglio farlo io. Sai, lui parla un po', voglio farlo io, tutto preciso. L'altro giorno cantava, com'era? C'è una ragione a sé, com'è? Déjà, com'è? C'è ragione déjà, com'è? Com'è? Come? C'è una ragione a sé. Déjà. Non eri tu? Mai visto mai su Facebook questo tris di ragazzi russi che cantano Onek? Uh-huh. Oddio, guarda, c'è da impazzire. Allora... adesso no, abbiamo... non mi fare gesti che non capisco. Preparato questo lo tiriamo già, via. La sì, lo tiriamo via. Andiamo ai fornelli. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo spezzettato le patate, le abbiamo tagliate a fiammifero. Lo stesso abbiamo fatto con la cipolla. Attenzione, quello che abbiamo fatto col baccalà è quello... lo chef lo ha privato della pelle, poi lo ha tagliato a fettine sottili e poi gli ha dato, abbiamo detto, questo spessorino, eccolo qua, vedete? Questo spessorino. Che succede adesso, chef? Adesso, la prima cosa, dobbiamo friggere le patate. Allora, buttiamo le patate nell'olio bollente. Chiaramente, per friggere le patate va bene... Un po' di carta.
va bene anche dell'olio di semi vari o dell'olio di semi. Io sai, uso spesso quello di mais. L'olio di semi di mais perché non gli dà sapore, insomma. Allora, quelli vengono buttati nell'olio bollente. Ne mettiamo sempre una per vedere quando si vede che viene a galla. Mettiamo le altre. Quindi dopo aver fritto quelle, dopo che abbiamo fritto le patate, ci prepariamo per cucinare tutti gli ingredienti, perché prima le patate vanno fritte, okay, e vanno inserite in un secondo momento. Ah, ok. E poi che faccio? Io sono curioso. Ecco. Allora, la prima cosa facciamo rosolare la cipolla. Dopo aggiungiamo in un tegame, in una pentolina che già abbiamo preparato. Ok. Poi mettiamo il baccalà per qualche minuto, cuociono assieme con la cipolla e poi aggiungiamo le patate. Le patate li facciamo cuocere assieme circa 2 minuti assieme nella padella, senza aggiungere acqua, niente. Quando vediamo che è tutto pronto, tutti i tre ingredienti sono pronti, prendiamo 4 uova, li sbattiamo e li versiamo là dentro. Ah, e i capperi e le olive? I capperi e le olive, i capperi li aggiungiamo dopo le uova, le olive li mettiamo nel piatto per accompagnamento, va bene? Ma sarà una cosa pazzesca. Ecco. No, non è inutile che vi leccate i baffi, signori operatori a regia, perché questo non lo assaggiate, cioè. Eccola, le patate sono dentro l'olio. Quindi la cottura delle patate... Qualche minuto. Perché sono tagliate sottile, quindi hanno... Devono dorarsi. Sì. Che meraviglia. Sarà una ricetta particolare. Questa è una rivisitazione tua, chef? Sì. È una tua creazione? Sì, l'ho voluta presentare così, in un modo diverso dal solito, che prepariamo sempre... No, il baccalà con le patate. Il baccalà con le patate, tagliate a pezzi grossi, magari lo facciamo in bianco, tipo in umido. Così è una presentazione diversa. Certo che è diversa. Io qualche volta l'ho fatto anche mantecato con le patate, con il latte. Che buono che... Vedi, eccole là che loro vengono fuori e finiranno la loro cottura assieme al baccalà. Assieme al baccalà. Tiè. Bene. Le portiamo qua. Facciamo pure quest'altro così. Carmelo. Questa è la cottura che daremo alle patatine tagliate proprio sottili sottili. Lo chef ne sta preparando ancora, perché siamo sicuramente oggi ci sarà una lotta da queste parti, vero chef? Il pane va tagliato? Il pane, mi tagli dei grossini molto sottili che li mettiamo in forno. Mi dai una teglia da forno, per favore, Michele? Sottili quanto? Vieni a vedere se questa qui va bene. Sì, va bene, ne tagli 3-4. Proprio quasi spessore. Uno mi è venuto un po' più grosso, questo va buttato. Ecco. Allora, questi. Mo questo. Beh. Ci siamo? Sì, ne sì. Rimane per dopo, cosa ne pensi? Sì, sì. Beh.
Allora, noi continuiamo mentre lui assaggia. Ma io non assaggio proprio. Allora. Vai a vedere lì. Carmelo, vai a seguire. Sto male. Mm? Sì? Che dici? Com'è? Intanto mettiamo i crostini in forno. Vai per favore. Carmelo. Ma che bontà, guarda. Allora, olio in una padella, in una pentola. La cipolla. Come avevo detto prima. Ho avuto un po' di mal di testa e mi sono dovuto fermare. L'ho visto. O era mal di stomaco forse? No, testa. No, io quando ho mal di testa non devo parlare, 2-3 minuti poi mi passa. Proprio è... Appena si ammorbidisce la cipolla, aggiungiamo il baccalà. Il baccalà. Fai un salto dentro la pentola, dentro al tegame, Carmelo, vai. Vai, vai, proprio dentro al tegame. Facciamo cuocere per qualche minuto. Poi? Non c'è bisogno di mettere sale perché il baccalà è già saporito. È già saporito. Non è salato, però è già saporito. Ci sono anche le olive che... Ci sono i capperi. Io non le ho assaggiate le olive, però secondo me sono... Ma mi pare che sono diventate la metà quasi. Quindi qualcuno le ha assaggiate sicuro. Ma sai che queste ciotoline, queste... Restringono? Queste... O si allargano? No, le cucumelle qua sono bucate, hanno il buchino come se dovessero servire... Da vaso per i fiori, capito come? Allora, mentre cuoce il baccalà che noi giriamo, che noi mescoliamo, si sfalda, si disfa tutto e diventa tipo... Ah, una poltiglia, insomma. Sì. E quello è un campanellino che è quasi cotto, perché il baccalà appena si comincia a rompersi... È buono, ecco. È vero. Quindi. E molto spesso non si capisce e si fa... Allora metti subito le patate. Mettiamo le patate. Allora, ne lasciamo un po' per la decorazione. Per la decorazione. Le uova, vuoi che ti rompa le uova nel paniere intanto? Allora, a questo punto mettiamo al minimo e aggiungiamo un po' di pepe nero macinato fresco. Il pepe nero. Pepe nero. Bene. Una mescolata. Ci siamo quasi. Poi mi servono le uova. Quante? 4. 4? 4 uova. Puoi buttare qua dentro. Il secondo uovo, ricordatevi che lo dovete far cadere dentro la ciotola per dare sapore agli altri. Una forchetta. Grazie. Dai, ogni tanto capita, su. Sono un po'... Uova sbattute, abbiamo detto.
Ecco, io rimetto in ordine e lui sposta, eh? A questo punto siamo pronti. Allora, che quasi, birba! Quasi quasi mettiamo adesso. Cosa stai mettendo? I capperi? Un po' di capperi, sì, ma non tanti, eh? No. Allora. E l'uovo. Così. E giri, no? Sì. Giriamo fino a che l'uovo rassodi. Ma deve essere una cosa pazzesca questa. Una sorta di stracciatella di baccalà. Hai capito? La straccia. Ma il pane com'è nel forno? Se sta ad abbronzare. Cos'è Venerina? Fai ginnastica? Ti fa male la schiena, povero. Mannaggia questo. Vabbè, poi vi facciamo vedere un giorno Venerin in tutto il suo fulgore giovanile. Mal di schiena, male alle ossa, di tutto. A posto. Sta diventando calvo, gli sono caduti 3 molari, 2 denti davanti. Bellissimo. Un po' di congiuntivite, come la mia. E la cataratta. Ah, guarda cos'è! Ma questo piatto piano o ciotolona? Piatto piano. Lascialo qua. Ti è. Ok, va bene. Che meraviglia! Allora prepariamo il piatto. Mentre tu impiatti, io ti guardo in religioso silenzio. Ah, tu lo metti col coppa pasta. Sì, per quindi dare. Quello che rimane si può buttare. Dove? Che domanda. Nella tasca della mia grembiala. Vieni lì. Ha detto delle cose. Ah, vedi, è una sorta di... Io questo... C'è una curiosità, ragazze. Mamma ha detto che non si soffia. Non si soffia sui cibi. Michele mi guarda, non si sto, non posso soffiare, non posso fare. Io non si fa. Non si fa. Non si fa sul cibo. Scusa. Fai prendere il pepe nero. Prendi tutto quello che vuoi. Ma già bastava così com'è. Ragazzi, è una roba. Mamma! Che meraviglia! Vai. Questo è il nostro baccalà con patate. Chef, è veramente un capolavoro. Ti dico onestamente. Era? No, lo è. È un capolavoro. Beh, questo non glielo voglio rovinare. Dimmi. È fatta pure questa. Allora, noi vi lasciamo con qualche minuto d'anticipo perché non ce la faccio, io me lo devo mangiare. Ci vediamo domani. Domani. Ancora dalle Saie, ancora da Bagnara con lo chef Rocco Ianni. Sempre. Ma se vi va di mangiarla questa cosa pazzesca, basta che voi vi prenotiate 0966 47 4412 e diteglielo, io voglio mangiare quel tortino di baccalà con le patate che ha fatto lo chef e che se sta mangiando Nino Spirlì. Ciao! Ciao, a domani!